siete scomparsi dall'aula. Noi non siamo scomparsi. Non vi siete presentati proprio. Noi non ci siamo presentati perché siete scomparsi. Oggi c'era una mozione di sfiducia presentata da chi? Che significa? Presentata dall'opposizione. E in consiglio si discute. Vuol dire che dovevate essere voi a garantire i numeri. Ci si presenta e si vota. Quando ci sono i consigli comunali amministrativi, che cosa succede? È il question time? Perché il compito della maggioranza. Il question time che cos'è? Il question time è un altro. Non vi siete presentati? Eh beh, perché c'era questo consiglio comunale. Ecco, c'era e poi magari il prossimo, perché ancora non si è chiarita oggi, la. Oggi Luigi, perdonami. Voi non avete. Voi scappate rispetto alle responsabilità dinanzi ai cittadini. Una pessima immagine. Oggi voi avete presentato una mozione di fiducia e dovevate. Da discutere! Noi non dovevamo assicurare. Si doveva soltanto discuterla e votarla. Poi se avevate i numeri la mozione non passava. Voi non avete numeri, scappate. Scusa Luigi. Voi state scappando la frittata. Voi non avete maggioranza, Luigi, perché siete tenuti adesso per gli attributi politicamente da Bitetti e Stellato. Questa è la verità, diciamocelo. No, questa è la tua verità. La verità è la mia. Avete presentato una mozione di sfiducia, non avevate i numeri, adesso la città ha bisogno di essere amministrata. Ed è rispettoso nei confronti dei cittadini stare a Palazzo di Città a primo piano e non presentarsi in consiglio comunale. Non è rispettoso consumare questi teatrini. Di che cosa? Di voi ha bisogno? Non commissariata, Luigi. No. È più commissariata di come. È paralizzata. La città è commissariata. Ma per forza, che è commissariata da Bitetti, Fornaro, Stellato e Casula. Questi sono i vostri quattro commissari. Confrontiamoci sui temi. Avete quattro commissari. Ho capito. Confrontiamoci sui temi. Certo, confrontiamoci. Sui temi che c'erano nella mozione. Ma quali temi c'erano sulla mozione? Spreco di denaro pubblico, invivibilità di denaro pubblico. Sei il GP, la gente sta morendo di fame. Non è così, chiedilo ai commercianti di Taranto Vecchia, sono contenti. Andiamo, sono contenti, no? 7,5 milioni di euro, buona fortuna. La poltrona e lo stipendio prima di tutto.